Dove dobbiamo portarla? Mi avrebbero chiesto sotto la pioggia. Avevano una jeep enorme e tutto quadrava nel mio disegno. No, se la macchina fosse stata normale, un quattro ruote senza pretese, sarebbero stati salvi. Ma avrebbero dovuto essermi grati. Io evitavo loro le delusioni che fra qualche anno di certo si sarebbero abbattute sul loro rapporto. Lui non poteva continuare ad essere sempre così premuroso verso sua moglie, né lei sempre innamorata e sicura del suo compagno. I tre bambini, disciplinati, obbedienti, non potevano conservare quella assurda docilità. Chiaro, bastava qualche compagno corrotto e chiassoso per mutarne l'indole. Ma quei due erano capaci di avere genitori vivi e sani, efficienti nel condurre l'azienda o la tenuta agricola. Insomma, le fonti di ricchezza che da ogni centimetro di pelle del loro volto mandava una nota offensiva che escludeva gli altri. Ero arrivato io, per loro fortuna. Dopo aver gettato lui in qualche crepaccio, avrei fatto fermare la jeep proprio sul dirupo più scosceso per sfidarlo alla lotta. Certo, quel volo, anche se pioveva in quel modo, io gli avrei strappato il piccolo dal seno perché seguisse il padre giù nel burrone tra la nebbia e il freddo, e poi mi sarei rivolto ai bambini che dovevano urlare bene e far sentire finalmente la loro ugola al di là della lezione di autocontrollo impartita da qualche nonna blasonata o da qualche tata tedesca. Ma chi poteva aver insegnato tanto silenzio se escludiamo il piccolo? Ad ogni modo, lei doveva assistere a tutto lo spettacolo nelle varie fasi. Il solo problema erano le automobili che potevano passare in quel momento. Bisognava fare tutto in fretta. Potendo, avrei preferito portarli tutti nel mio appartamentino, fare la lotta con lui con calma, come Dio comanda, e svolgere un'operazione in tempi rallentati. Sarebbe stato delizioso, dico, spalmare i gesti della condanna e dell'esecuzione, magari poter filmare l'episodio, ma non possedevo telecamere e non sapevo usarle. Sono sempre stato negato per la tecnica. Io, mentre mi infilavo i guanti e cappotto e mi coprivo con la sciarpa, controllavo i loro movimenti. Erano arrivati alle fettelle. Dunque avevo dovuto sorbirmi altre tre grappe, degustandole al rallentatore. Ero molto nervoso e la bambina mi lanciava occhiate divertenti per il timore che manifestava, e sua madre non sapeva ancora niente di quanto l'aspettava. Marta, tanto innocente, avrei potuto anche violentarla, ho pensato per un attimo, provando a premere un corpo ormai abbandonato nel collasso, nello shock, per aver assistito alle stragi dei suoi cari, diciamo pure così. Magari l'avrei trascinata dentro la macchina, no, molto meglio sul terriccio umido, insanguinato, vicino ai cadaveri dei mocciosi. Prima avrei schiacciato le loro testoline come fossero bocce e avrei scambiato i suoi rantoli disperati vicino allo svenimento per i suoni di piacere, come nei filmini che ogni sera mi gustavo a cercare sonno. Oppure avrei potuto anche violentare il marito prima di catapultarlo nel vuoto. Quello forse era difficile, ma il problema era sempre rappresentato dalla possibilità che altre vetture sbucassero dalla curva
e mi interrompessero, dovevo assolutamente convincerli a seguirmi in mezzo al bosco, ma con quella pioggia maledetta. Come facevo ad essere persuasivo? In ogni caso, prima di fare violenza al giovanotto, avrei controllato l'igiene delle sue mutande, non si sa mai. Una volta uscito, mi sono appostato sotto la tettoia larga dello chalet per ripararmi, aspettando di vederli sbucare fuori verso la loro jeep ai bordi del parcheggio. Anche lei, la jeep ignara del suo destino, aveva deciso di bruciarla. Alla fine, per non lasciar traccia dietro di me, in mezzo alla ressa, seguivo Federico, diretto alla cassa, mentre Marta rivestiva i pargoli. L'avrebbe fatto per l'ultima volta. Mai pensato però di violentare i bambini, io no, quello no, Nessun gusto quei fanciulli, mai, lo giuro. Ho una dose di moralità e non sono valori banali, solo con adulti consenzienti o dissenzienti, ma adulti, appunto. Poi la porticina si è aperta a fatica, loro sono usciti nel freddo, col buio che invadeva lo spazio e l'ombra della jeep, minacciosa, che si profilava davanti a loro. Ma come fare a chiedere il passaggio? Avevo sempre rifiutato a tavola ogni tentativo di Marta di rivolgermi la parola, se non un rapido ringraziamento, cui avevo risposto farfugliando qualcosa, rosso per l'emozione, furioso con me per la mia timidezza. Vedrai, vedrai, bella mia, cosa ti aspetta? Soffiavo tra me con un sorriso enigmatico. Poi ho impostato la voce, cercando i toni più umili e dignitosi, e ho chiesto a lui se poteva darmi uno strappo sino al paese. Ma noi andiamo in un'altra direzione, mi dispiace, mi ha congedato con sufficienza. C'era una leggera R moscia nella sua parlata, non me ne ero accorto prima. Strano, forse era dovuto alla sorpresa di sentirmi usare la lingua. Io che ero sempre rimasto zitto durante il pasto. Avevo pure notato che nessuno di loro era stato al bagno. E infatti proprio in quel momento la bambina si è avvicinata alla madre e le ha bisbigliato qualcosa. Adesso me lo dici? Marta si è lamentata. Tutta la sua eleganza pareva sbollita. Il fastidio per una richiesta che veniva a rallentare la loro fuga. Ma intanto avevo il tempo di modificare la strategia. Così, mentre il bambino armeggiava con la jeep e faceva manovra, con gli altri due già a bordo, il piccolo se lo teneva in braccio con una certa goffaggine. Io restavo nei loro paraggi sotto la gran pioggia che infuriava e il mio ombrello inadeguato a proteggermi, nessuna offerta di riparo da parte sua, solo un silenzio esasperato e la smania di vedere la moglie e la figlia tornare presto. Non stava bene chiedere dove erano diretti. Né mi era consentito insistere, ripeto, non avevo con me nessuna pistola, nemmeno un giocattolo che simulasse di esserlo, ma non era possibile lasciarli partire a quel modo, dopo tutte le immagini che avevo gustato pochi minuti prima. Dovevo inventare qualcosa di geniale, di creativo, ma non era facile. Poi all'improvviso ho avuto paura di me stesso e ho cominciato a scendere da solo il sentiero di ghiaia inzuppato e fangoso. Ma cosa fa, signore? Si fermi! È stata lei, quella Marta là,
a chiamarmi. Doveva essersi imposta sul marito riluttante. Insomma, è stata colpa sua, colpa loro. Io per me, lo giuro, avevo rinunciato. Se era per me, non sarebbe successo. Scusi, ma non si può mica aprire una finestra qua, perché c'è un tanfo, mi sembra. C'è come odore di gente, che odore di ascelle, gente che non ha un bel rapporto col sapone. Sì, ma come dottore? Ah, tocca a me adesso. Ah. Ma io non so se è giusto che sto qua con gli altri, diciamo, malati, perché io lo giuro, dottore, io non so mica se quelle cose che ho fatto, che adesso mi tocca raccontare qua in mezzo a sta gente che si dava poco, secondo me. Dico, se queste cose io le ho fatte sul serio oppure me le sono insognate, perché può darsi che me sia solo insognate, sa? Comunque, comincio. Allora, io ogni anno, in agosto, mi tocca andare con la mia famiglia a Borca. Sa dov'è Borca? È vicino a Cortina, ma non è Cortina come mia moglie, la Sara, dice ogni tanto che è a Cortina dei poveri, perché è la casa di mia zia, che ce l'ha lasciata quando è morta, a casa Bruttarella, addosso al bosco. Ha un freddo tremendo, anche di agosto, perché è tutta a nord e il sole non si vede mai praticamente. C'è la cucina, per dirle, è proprio di rento agli alberi e si sente proprio l'odore degli alberi mentre fai da mangiare. E di notte, se c'è la luna, sembra che sia proprio la pelliccia di un orso, che forse è un'immagine, diciamo, poetica, no? Ogni anno mi tocca andare là con mia moglie Sara, la vecchia, e il ragazzo, Isacco, che ha 13 anni, mi pare, o 14. Brutto come... Orrendo mio figlio. Proprio brutto. E mia moglie che la vedesse, che roba. Ha tre colli. E ruvi dappertutto. E cellulite anche sui capelli.
E io quei due là, e mi tocca ogni anno portarmeli, quella è la vacanza, a Borca. E lei anche si lamenta. Ma ti pare che sia vacanza? Dillo a me, dico io, Sara, se è una vacanza per me. E ogni anno, appena si arriva lì, cosa fa questa Sara? Mi obbliga a fare la spesa al supermercato di Borca e riempire tutto. Neanche ci fosse una guerra atomica. Perché lei vuole il frigo sempre, sempre, stracolmo. Sono la carta igienica che mi vergogno. Sacchi dappertutto di carta igienica. La sola cosa bella di quei momenti là era il pensiero che dopo, fatta la spesa e messo fuori tutto a posto, io prendevo questo ragazzo, Misacco, diciamo, e lo portavo su in cima. Sì, signore, lo portavo a fare la legna, perché la casa, così fredda com'era, andava scaldata. E lei subito si metteva a gridare: cambiamo casa piuttosto, che gli fa male, lo sai che Isacco ha l'asma e gli fa male prendere freddo. Ma è così che guarisce, io provavo a spiegare alla vecchia, è così che si diventa uomini. Io, sa, dottore, con quella donna, con la vecchia Sara, io insomma da anni che mi capisce, per fortuna c'era internet. Ah. Eh sì, perché c'erano i siti, quei russi, ucraini ancora meglio, e io guardavo i siti. E poi correvo dalla vecchia, che dormiva, e neanche si accorgeva. E ogni volta che cominciavo, per un attimo, mi veniva da strozzarla. Solo che al pensiero di quella vacanza, io a Borca non avevo internet, e stare con loro due mi veniva l'ansia. Io già verso, diciamo, metà giugno cominciavo a star male al pensiero di quel mese sequestrato a Borca con quei due. Quando invece gli mettevo il cappotto e la sciarpa al ragazzo per portarlo su a tagliare gli alberi e fare la legna, ecco, in quel momento io dimenticavo la mia famiglia, il letto matrimoniale, e che dovevo sudare tutto l'anno in banca per riempire la loro pancia e poi lasciargliela svuotare in bagno, perché in città lei stava ore in cesso, ne aveva uno solo per lei. Guai se io mi permettevo di entrare là dentro. Non oserai sporcarmi il mio bagno. E io e l'altro piccolino brutto che lei vedesse, ce l'aveva sempre lui, Isacco, che giornaletti. E io stavo fuori con le gambe incrociate ad aspettare. Ma le pare che sia giusto, dottore? No, dico, le pare che sia giusto? E io lavoravo, loro mangiavano, poi si svuotavano, poi di nuovo si riempivano come bestie. Io allora andavo a fare il montanaro e mi sfogavo con una grossa scure. Come? Certo che c'era la scure. Mia moglie sarebbe stata più calma se io portavo solo un coltellino, ma dottore,
Gli alberi sono grossi, sa, e resistenti. E non vuol cascare gli alberi, no. Allora noi si tornava giù, dopo sforzi veri, sforzi maschili, sudati, distrutti dalla fatica, e poi la doccia insieme, perché io lo obbligavo, Isacco, a farla con me, la doccia. Certo, lui si vergognava, ma io ero il padre e volevo controllare come cresceva. E se per caso, dico, gli veniva duro come vicino il pisellino, perché se gli veniva duro io non so cosa avrei fatto, ma qualcosa di certo, chiaro, sotto la doccia, insieme. Si sentiva solo il rumore dell'acqua, tutti e due in silenzio, pochi gesti. Io gli passavo lo shampoo, lui non mi guardava mai negli occhi, io invece lo fissavo per minacciarlo. Guai, ripeto, sì, eccetera, eccetera. Anche al servizio militare, molti anni prima, una volta, ma questo non c'entra niente. Poi, asciugati in fretta, si accendeva il fuoco e pareva di essere a Natale. Una vera famiglia. In quella casetta maledetta di Borca, oltre a non esserci l'internet, c'era una sola camera da letto e un solo bagnetto. E dico, se è successo, e io non so, ripeto, se me lo sono insognato, deve essere stato 6 mesi fa. In città, la notte prima del viaggio, avevo navigato tutta la notte. Ero venuto 5 volte con un nuovo sito polacco. Venuto sa 5 volte, e 5 volte, come quando avevo 20 anni, facevo la scorta. Mi sfogavo prima e così potevo resistere, perché calcolavo che 5 volte a 54 anni potevano bastare forse per un mese, no? Insomma, comunque, ero un po' nervoso e anche sfinito. Quel giorno, mi ricordo che dopo la spesa, ho lasciato Sara davanti al garage per evitare discussioni. Ma sì, portasse lei tutti i pacchi, i sacchi, i sacchetti, le ceste, i cestini, e trascinato Isacco verso il sentiero col cuore in gola, camminavo in fretta, a denti stretti, lo spingevo per i polsi, lui si lamentava che pareva sua madre, e c'era solo ombra intorno. Le cime dei pini andavano su e giù per il vento. Così ho capito, all'improvviso, che occorreva un gesto nuovo per interrompere il ciclo uguale delle cene davanti alla tele e la rabbia che mi tenevo dentro davanti al bagno occupato. E ho visto il mio futuro con quel ragazzino che mi cresceva addosso, e magari grazie allo sport dei taglialegna mi diventava grande, grande, più forte di me. E sotto la doccia insieme presto gli cresceva il pisello, mentre il mio si riduceva sempre più come una matita senza punta in fondo. Io mi allevavo un nemico in casa che parlava a voce bassa con sua mamma, e ho capito, dico, come spiegarlo, c'era una voce in me, ho capito che se gli tagliavo la testa all'improvviso con un colpo solo, zac, stavo meglio, ma molto meglio dopo, e magari mi diventava anche simpatico, ragazzo, perché sa, la pena è un sentimento più piacevole del rancore, no? E io mi immaginavo la sua faccia che rotolava nel fondo del sentiero
tra le pigne, i sassi, la polvere, le cacche dei cani, e sentivo, come dire, il languore del rimorso che mi cominciava nella pancia, e trovavo dolce e nobile il muso insulso e banale di Isacco, brutto come la peste, quel volto pieno di brufoli, gonfio dalle patatine fritte e dalla televisione. Ho cominciato così a buttarlo a terra, ad alzare la scure col braccio destro, mentre con l'altro, usando anche un ginocchio, tenevo ferma la sua schiena che non voleva stare immobile, non era per niente docile. Quella schiena, anzi, si ribellava il piccoletto e faceva venire fuori il suo odio per me. Sì, signore, tutto il suo odio si dimenava, guaiva come un cucciolo. Era uno spettacolo, lo giuro, dottore, uno spettacolo piacevole, tanto che mi è venuto duro. Come mai l'affare? Che bello, dico, sentirselo ancora a gusto, straripante contro i calzoni, come quando andavo da giovanotto a puttane a Padova. Ma cosa vuoi fare? Che cosa vuoi fare? Gli chiedevo, e stavo per colpire e liberarmi da tutto quel buio dentro. Invece, proprio in quel momento, si è accesa la lucetta davanti alla baita di fronte, che credevo chiusa, e il gestore è uscito fuori con sua moglie e hanno armeggiato davanti alla loro automobile. Così l'ho rialzato, il ragazzino, l'ho anche spassolato con la mano, ho raccolto la legna, l'ho messa nelle gerle col fiato che se ne andava via, mentre Isacco piangeva, si soffiava il naso. Siamo scesi tutto nero intorno, non c'era neanche la luna in quel tramonto d'agosto. Io ripetergli che era stato uno scherzo, anzi una tecnica di lotta, perché se poi nella vita incontrava davvero gli albanesi, come la Sara continuava a dirgli, almeno adesso aveva imparato a difendersi, no? Isacco, scendendo, piangeva, cascava, ricascava e ripeteva: lo dico alla mamma, lo dico alla mamma. Ma io intanto rimuginavo dentro di me che cosa avrei fatto con i giornali e con la banca il giorno dopo, se non usciva il gestore della baita. E adesso sono qua a parlare davanti a questa gente, ma io le giuro, dottore, io non so se questa cosa l'ho fatta o l'ho solo insognata, ma qui fa un caldo boia, non si può, dico, mi scusi, sa, non si può aprire un po' la finestra, perché questa gente è tanti giorni, mi sa, che non fanno una bella doccia. E mi scusi, un'ultima cosa. Se mi sono solo insognato tutta sta affare, quando è che mi fanno uscire da qua? Quando è che posso tornare in banca? A me stare in banca fa schifo, ma è sempre meglio che stare qua. Va bene, dottore, grazie di questa opportunità, e sì, adesso prendo tutte le pillole. Grazie e buonasera. Buona Quaresima!